Ma io sono venuto molto volentieri questa mattina perché penso che l'iniziativa che hanno messo su i pensionati della provincia, ma penso che abbia un respiro regionale, sia una idea straordinaria di come recuperare un patrimonio importante perché che negli anni ha dato un grande contributo a tutti gli enti, a partire dalla Regione Calabria. Sono tutti dipendenti regionali, alcuni con incarichi, hanno svolto incarichi molto importanti nella gestione dell'ente in quanto burocrati, diciamo, di grande esperienza, e quindi io penso che bisogna dare una mano seria a poter recuperare questo grande patrimonio. L'associazione può dare una mano anche alla provincia, perché le province sono state in qualche modo smontate dalla legge Delrio, prima avevano anche ruolo nel sociale, ma tutto questo dobbiamo rilanciarlo anche in vista di una revisione che dovrà avvenire nei territori e che deve essere trasportata a livello centrale. Nei territori deve essere animata una discussione. Le associazioni come queste dei pensionati avranno un ruolo importante. Io darò la loro voce. Come presidente dell'Associazione dei pensionati dell'ente regione, nominata da poco, abbiamo voluto dotarci innanzitutto di una sede, quindi di una concretezza materiale dove i pensionati della regione possono venire, riunirsi, incontrarsi, sede che abbiamo inaugurato stamattina con la presenza delle autorità e parte dei soci. E nell'inaugurazione di oggi si parte con un convegno, che parli del ruolo del pensionato oggi. Affronteremo tutte le problematiche sia dal punto di vista sociosanitario, sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista di quelle che sono le rivendicazioni di un pensionato che deve vivere oggi magari tra mille difficoltà. Quindi noi avvieremo la nostra associazione perché abbia un lungo percorso e cominci ad affrontare quelle che sono le problematiche non solo dei pensionati dell'ente regione, ma di tutta la pubblica amministrazione.